progetti per più di 1,5 miliardi finalizzati alla ripresa e alla resilienza dopo la pandemia. Il Comune di Napoli partecipa al piano europeo Next Generation che tra prestiti e finanziamenti sosterrà la ripartenza degli Stati membri. Palazzo San Giacomo candida un piano di interventi che mirano al benessere, al miglioramento della qualità della vita e alla crescita dell'economia cittadina. 4 missioni, il valore complessivo è 1,530 miliardi, nelle quali si incardinano progetti su infrastrutture per la mobilità, equità e inclusione sociale e territoriale, rivoluzione verde e transizione ecologica e su digitalizzazione e innovazione. Noi quando siamo stati chiamati a fine settembre, inizio ottobre per fare presto la consegna dei progetti siamo stati rapidissimi. Il governo ci aveva annunciato tempi rapidissimi, stiamo ancora in attesa dell'approvazione e del trasferimento delle risorse, ma siamo fiduciosi. Noi ci attendiamo l'accoglimento di tutti i progetti, sia del Comune di Napoli che della città metropolitana. Questi vanno in direzione della mobilità sostenibile, ambiente, rifiuti, infrastrutture, strade, parchi, coesione, inclusione sociale, scuola. C'è proprio una visione strategica da parte nostra, che abbiamo governato questa città per 10 anni, l'abbiamo cambiata e con queste risorse la rendiamo ancora di più una città a vocazione internazionale. In particolare 753 milioni sono destinati a progetti per il potenziamento di linea 1, linea 6 e per la riqualificazione stradale, 630 milioni per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica, interventi per il Reale Albergo dei Poveri, Scampia e il centro storico, oltre ad azioni a tutela di minori ed anziani, 114 milioni i fondi per progetti di sicurezza del territorio, sistemi fognari e raccolta differenziata e 33 milioni dedicati ai servizi di connettività e alla realizzazione di una fibra ottica ultraveloce di proprietà esclusiva dell'ente. Albergo dei Poveri, ho apprezzato l'interesse messo in campo dalla ministra Carfagna e dal ministro Franceschini, ci auguriamo che venga validata, si tratta di 150 milioni circa di euro che ci consentiranno di finire completamente i lavori e farne un luogo dove ci sarà la vocazione sociale, che è stata quella originaria di Palazzo Fuga, cosiddetto Albergo dei Poveri, ma anche una vocazione culturale, istituzionale, della formazione. Insomma, anche nei prossimi giorni daremo dei segnali in quella direzione, perché il piano terra è già pronto per essere vissuto. Crede che siamo in tempo, si comincia a parlare già di uno slittamento dei termini? Per questo? Sì. Ma guardi, io ricordo quando noi sindaci fummo chiamati di fretta dall'allora Conte 2 per presentare immediatamente progetti che fossero quanto più immediatamente cantierabili possibile. E devo dire, noi sindaci delle città metropolitane fummo anche molto rapidi, perché credo che in 3-4 giorni più o meno mandammo tutto. Poi dopo c'è stata un'istruttoria, si sono approfondite le cose, c'era stato detto dall'allora ministro Amendola che i tempi dell'approvazione e del trasferimento delle prime risorse sarebbe stato immediato, cioè noi già dovevamo stare adesso a progetti approvati e risorse parzialmente trasmesse. Stiamo, come ricordava lei, a fine aprile, i progetti ancora non sono stati approvati, ovviamente delle risorse non si vede ancora nulla. Speriamo che le prossime settimane possano essere decisive tanto per il recovery plan quanto ovviamente per un'accelerazione del piano vaccinale, perché le cose poi viaggiano anche un po' insieme.